Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Clara M, che dedica questa recensione a Bimba. Il film di cui vuole che parli è di Woody Allen, scritto dallo stesso Woody Allen del 1994, Pallottole su Broadway. Pallottole su Broadway è un film fantastico, un film in costume di Woody Allen, dove si ragiona sul teatro, si ragiona sul cinema in maniera assolutamente totale, e come al solito con una regia fantastica e una serie di attori uno più bravo delle altre. Siamo nel 1928, a New York naturalmente. L'autore David Shane sta per rappresentare la sua nuova opera teatrale, che però senza che lui lo sapesse è stata finanziata dal boss mafioso Nick Valenti, in cambio però di che Olive, la sua amante, abbia una parte appunto nella commedia, nonostante sia praticamente incapace totalmente a recitare e anche abbastanza svampita. La sua guardia del corpo è il mitico Chic, praticamente. Allora, e poi che cosa succede? Il nostro quindi comincia ad andare in paranoia, perché poi si innamora della prima attrice che riesce ad avere, Ellen Sinclair, con quale comincia ad avere questo rapporto, che però è un rapporto molto particolare. E poi succede che il nostro, che è convinto di essere il più grande scrittore al mondo, in realtà incomincia ad avere dei suggerimenti dal nostro Cheats, che appunto gli riscrive alcune battute, e tutti dai produttori e l'attore, tutti dicono che sono veramente migliori, e quindi il nostro inizia a lavorare insieme appunto al mafioso, alla guardia del corpo, fino al meraviglioso finale, tutto il secondo e terzo atto, che sono veramente fantastici per un film con dei costumi e delle scenografie a dir poco eccezionali, con una voglia proprio di ricostruire quell'ambiente in maniera totale e globale. Allora, prima di tutto, nel ruolo del protagonista abbiamo un John Cusack clamoroso, che fa un David perfetto. Quando inizia a parlare sbarella, per i cazzi suoi, è veramente fantastico. Dalla finestra la butta completamente di fuori, in un certo senso, e scopre piano piano di non essere forse il grande artista che voleva essere. Grandiosa poi Jennifer Tilly nel ruolo di Olive, veramente un'interpretazione stordente, così come grande Diane West nel ruolo di Hélène, l'attrice famosa. Ma sono tutti bravissimi, ma quello che stupisce è Charles Palmiteri nel ruolo di Cheats, veramente un ruolo della vita per un film girato da Dio, una macchina da presa che sembra non stare mai fermo, una regia totale per una scrittura globale, un film assoluto, un capolavoro secondo me, un film che tratta di cinema, che vuole appunto trasportarci dentro la creazione, lo studio dello stesso, attraverso la testa appunto di un protagonista pieno di dubbi, pieno di insofferente, che è chiaramente la controparte di Allen negli altri film, che qui non l'avrebbe mai potuto fare perché il trentenne non le poteva fare. E un'altra volta è splendida la messa in scena, ripeto, una New York fotografata da Dio, dal grandissimo Carlo Di Palma, che fa un lavoro veramente eccezionale e totale su ogni piccolo anfratto, delle luci che levano veramente di uno, così come il ritmo che è dato da un montaggio di Susan Morse, di quelli strepitosi, con una colonna sonora di pezzi vari dell'epoca utilizzata veramente alla stragrande. Per la sceneggiatura di Woody Allen, stavolta scritta insieme a Douglas McCrath, di quelle che volano, i dialoghi sono uno più bello dell'altro, il ritmo è veramente di quelli ineguagliabili, va a salire senza mai però che ti monti addosso, è veramente sinuoso, è veramente intelligente, e poi si ride come pazzi. È un film dove si ride attraverso però l'intelligenza, attraverso l'utilizzo della stessa. E poi ripeto, questo Charles Palmiteri è veramente incredibile, e quasi leva il centro della scena un John Cusack, che comunque col suo scrittore che non sa descrivere bene l'animo delle donne, che in realtà vuole essere Chekhov, ma che forse non riesce a essere nemmeno un buon giornalista, forse è veramente un personaggio incredibile, come l'arte in realtà possa esistere, il genio all'interno di una persona che fino a quel momento non aveva mai pensato nemmeno di averlo, come il grande Cheats. Quindi un film a tratti veramente geniale, che riesce perfettamente a dividersi in parti comiche, parti romantiche, parti anche noir, appunto, fino a un finale veramente strepitoso e di quelli che nessuno si aspetta forse. Grandissimi costumi di Jeffy Curland, e ripeto, clamorosa un'altra volta Diane West, che fa un po' la diva del periodo, insomma un po' attempata, che riesce in un certo senso allo stesso tempo essere dolce, allo stesso tempo essere cattivissima, allo stesso tempo essere insomma quello che veniva descritto nei grandi film appunto degli anni 20 e 30, delle video e del momento. Quindi un'interpretazione assolutamente solida per un film totale, un film dove tutto funziona e che va visto 6.000 volte. Il link è qua sotto, andate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. E poi ripeto, questo film è un film enorme, un film corale, un film fatto anche di altri grandissimi attori, l'attore quello che mangia sul palco lo devono tenere lontano perché sennò ingrassa, che poi è grandissimo anche in Claude Atlas, in tantissimi altri film, è veramente geniale, ma sono un gruppo di attori uno più bravo dell'altro, è inutile starli a dire a tutti, bisogna dire soltanto che Woody Allen un'altra volta dimostra tutto il suo genio nella scrittura, nella regia e nel trasformare praticamente un'opera che potrebbe sembrare teatrale in qualcosa di strano, di enormemente cinematografico, cosa che riesce veramente solo ai grandi maestri. Chapeau.